La parola contraria ha piena cittadinanza in questo paese grazie alla Costituzione italiana. Quindi si tratta di ribadire questo diritto che in questo caso, in questo mio singolo caso personale, è compromesso e sotto esame. Comunque vada, pure se sono l'unico, il primo scrittore a essere incriminato per istigazione, penso che sarò l'ultimo, dopo non ci proveranno più. C'è un tale intreccio di interessi che coinvolgono pure appunto la Procura della Repubblica di Torino, perché quella ditta si è permessa di la ditta francese si è permessa di presentare una denuncia mettendo direttamente i nomi dei procuratori delle Repubbliche che si dovevano occupare del caso, come se potesse sceglierseli lei all'interno della Procura di Torino. Quindi io mi sono reso conto, insomma, che c'era un bel intreccio di malaffare e di giustizia a senso unico. Il verbo sabotare non ha semplicemente il significato di danneggiamento materiale, ha un significato molto più vasto. Insomma, io ho fatto per tanti anni il mestiere di operaio e facendo degli scioperi abbiamo sabotato la produzione. Insomma, sabotare anche un ordine sbagliato, un ordine criminale, sabotarlo impiegandolo male, ritardandolo, inceppandolo, ecco, ci sono il verbo sabotare fa parte del linguaggio delle democrazie e perciò per me è importante insistere su questo argomento e su questo tema, anche perché non voglio far credere che posso ritrattarlo, quel verbo, perché sono sotto accusa, anzi, da quando sono sotto accusa non ho fatto altro che ripeterlo, l'ho detto così tante volte che alla fine mi stancherò di dirlo a oltranza. Aspetto la fine del processo per farmelo riposare un po' in testa quel verbo.